presentazione perché è medico e traduttore da moltissime lingue e vive a Milano ed è proprio compagno di, mi diceva Beppe, sono un popolo di 2 milioni circa di abitanti, no? di una popolazione di 2 milioni di persone con una cultura interessantissima e profondissima e difficilissima anche. E quindi averli qua stasera invece di Naim è comunque una grande fortuna. Quindi grazie ancora da parte mia del comune. Ai lumi, il verde dei contadini, il lampanotto, il ricatto verde, i bei desideri, il talento, la vita di una casa, e la centrale di una casa. Ai lumi, le sierra che dici, le zappate della passata, il scompare, quello fu che sarebbe, il rinvio e il nuota cattera, fiaine e pagliate, il sire, la di arrivare nel silare, la di non tecchini mana col dohese, o abbiare il mondo, ai duni, il alhaar di sciarpia, o il gardia, أعيدوني إلي وخذوا كل ما شئتم من حضارة القرن. Vi voglio dire una cosa, che questo in realtà parla del nostro villaggio. Villaggio di cui si parla della poesia, risale agli anni tra 50 e 60. Qua parla di sì. Sì, in realtà una piccola cisterna fatta di pietra e orte per raccogliere l'acqua, l'unica fontana sorgente d'acqua che era nel paese. Larga 3x4 metri e tutti i giovani, tutti i bambini del villaggio, lì abbiamo imparato a nuotare. Parlare veramente di una piccola cisterna di pietra, si raccoglieva questa acqua qua per portare dopo per annaffiare e rigare i campi. Poi parla qua di Aino Baia, sorgente del paese. Aino Baia è stata fatta da questo sì, da questa cisterna, è stata fatta della tubatura ancora in pietra, che hanno portata piano piano fino al centro del paese, che dista circa 1,5 km, in discesa, lì raccoglieva l'acqua per poter abbeverare gli animali. Ecco, questa qua, il ricordo da Enicara era un centro abitante, dove tutti andavamo lì, sì, quando pomeriggiano, al mattino, tutte le persone si occupavano di questo. Attorno a quella raccolta di acqua al centro. Lasciatemi tornare alla madre terra, al mio vecchio paese, alle pareti paurose delle tombe, lasciatemi tornare al canto degli uccelli, al canto del gallo, alla terra dei cactus e dei cipressi, alle gocce d'acqua, alla sorgente del villaggio, al mio insegnante di nuoto, che mi ha aiutato a sopravvivere nell'oceano della vita, e nei mari di ogni città. Permettetemi di tornare al lato orientale o straniero, non importa, lasciatemi tornare a me stesso. Lasciatemi prendere ciò che vi piace dell'Occidente. Mi è costata la vita e gli anni migliori, senza sorridere mai. Prendete le vostre macchine per autostrade mortali, tutti i telefonini cellulari, tutti gli schermi piatti, tutti gli strumenti sofisticati della vita moderna. Non c'è necessità di uccidermi, di lasciarmi morire per uccidere chi ha gelosia nei miei confronti.
assente. Assente con lo scopo, con la mano in genere. La sua vuole non minuta, poi la sua vuole lo sciato. Poi la sua vuole con lo scopo. Poi la roba Adam. Tu all'aria di voglia roba Adam. Il maestro. Ogni anno il maestro è crocifisso, crocifisso da credenti, amanti e da tutti i colpevoli. Il maestro è lontano dai nostri occhi, nessuno può vederlo, non vuole essere visualizzato da chiunque. Io solo lo immagino, appeso a un carro, sospeso tra cielo e terra, donando alimenti ai poveri e ai ricchi, così sono capace di crescere, trovando cure a mani di ogni genere, ma loro rimangono sempre una malattia incurabile, tanto che il maestro piange forte. È il pianto di dolore e di follia che fa tremare terra e cielo, e così i malati, i deboli, i forti, se la prendono con lui. Viene crocifisso ancora una volta, finché la terra sarà sotto e il cielo sopra. Canzoni di Galilea. Stasera Galilea dormiva sul seno della mia amante, sognando un'infanzia esiliata, annidata nella barba di Harmon, un cavaliere venuto dall'est per la schiusa. Le uova si spaccarono lentamente, una città emerse per essere chiamata Safed.
La mia madre si svegliò dal suo sonno di Galilea, l'infanzia crebbe per diventare senza numero. Un antenato venne dal Libano, un principe, così dice la storia, baciò la terra di Galilea finché le sue labbra non furono piene di schiuma. Ho chiesto, dov'è il lago di Galilea? Qualcuno ha detto che camminava sulla terra, per questo Maria Maddalena ha peccato e ha sostenuto il contrario. Mi appoggiai sulla quercia, vicino alla riva del lago. Improvvisamente un diavolo alzò un grande scrigno e una bella sirena che uscì per trasformare il diavolo in umano e il re in uno schiavo. Mi chinai in giù, invocando il nome di Dio, perdendomi nel panico, finché la mia bocca diventò così secca. Non so se il fiume del battesimo l'annaffierà o se con tuoni e fulmini in cielo mi salverà. Ho disegnato due ali per volare, ho volato Galilea, mi ha seguito in un posto chiamato Magara. Sono caduto sulla testa per nascere, piangendo dal mio cuore con un grande grido che bagna l'eternità. In quel luogo sono cresciuto e ho amato e sposato due mogli nella legge di Dio. Non voglio avere più nulla solo per il mio interesse. Poi un testimone ha parlato di nuove regole. Oltre ad evitare maiale e alcol, ora la bigamia è proibita in Galilea e avere molti amanti è vietato a Monte Carmelo. Ho divorziato, ho detto a me stesso, vai via, mi sono separato da me. Credo nell'amore, nella poesia, nel sogno. Ti sai che con internet è così facile e non ho scoperto dove era stata. Questa è la prima. L'altra è che chiaramente nelle traduzioni italiane il mondo arabo è così complesso che era difficile spiegare la poesia e quando il poeta scrive in maniera troppo banale. Spiegare troppo, diventa poco poetico, però in questo caso voglio dire, come l'ho detto in altre occasioni, non è che si sente bigamo, perché si sente contemporaneamente di lingua araba e di lingua ebraica, si sente così spezzato, si sente palestinese e si sente arabo, si sente incluso, ma si sente anche, come dire, perché lui ha la filosofia antica, non saprei come un preso pratico potrei dire, no? Come risalendo alla, perché la maggior parte della sua filosofia che divide del suo credo è come quella che studiamo, dicevo noi, Socrate, Platone, da lì attinge, e da questo poi ho scoperto che era una cultura classica molto molto vicina a quella che si insegnava nella nostra scuola, adesso non so se si insegna più tanto. E io mi scuso con te, perché noi italiani facciamo i libri al contrario, siete voi che li fate in maniera corretta, perché i numeri li hanno inventati loro, quindi siamo noi, come al solito facciamo delle cose storte. Però se la bigamia araba, c'è da dire che gli italiani sono capaci di tenersi tre amanti senza dirlo a nessuno. Gli arabi, se ce l'hanno, lo dicono e li mantengono, no? Alcuni, non tutti. E vabbè, questa discussione che vuole, questa che mi era piaciuta tantissimo, mia madre mi ricorda, perché io mi voglio sposare con te, che ogni tanto non ci faccio. Lo so. Se mi permette, parlando dei drusi, e dei drusi si parla poco e si sa ancora di meno. La religione drusa ufficialmente nata nel 996 in Egitto, cioè vuol dire circa più di 1000 anni fa. Uscita è il 72esimo ramo del sciismo islamico. La religione drusa era il primo tentativo di fare una riforma nell'Islam, parlando del 997 d.C., dove i drusi hanno fatto una rivoluzione enorme,
siamo a livello platonici. È vero che noi siamo usciti dall'Islam sciita, dall'Islam sciita, ma noi siamo a livello platonici. Cosa vuol dire? I drusi hanno preso gli insegnamenti di Cristo, gli insegnamenti di Mosè, gli insegnamenti di Maometto, hanno dato una lettura allegorica che ha la via platonica nella scuola di Plotino sviluppata in Egitto nel 300 d.C. In base a questo credo, i drusi, per i drusi, in realtà il ciclo religioso a partire da Abramo fino a Maometto è lo stesso ciclo che si ripete progredendo. Questo perché? Perché noi crediamo nella reincarnazione umana immediata, che non c'è un attimo dove l'essere non vive, l'anima è eterna. Perciò noi crediamo che Abramo è il primo, noi lo chiamiamo il padre dei profeti, morto, si è reincarnato dopo vari cicli in Mosè. A Mosè ha continuato stessi insegnamenti, questo secondo il nostro modo di vedere le cose, che è iniziato da Abramo. Alla fine del ciclo di Mosè è arrivato Gesù Cristo, lo sempre nel secondo noi, che ha portato una riforma non indifferente del pensiero ebraico, dove Dio ebraico, Dio vendicativo, Gesù Cristo ha portato il Dio dell'amore, una rivoluzione enorme in quell'epoca. Alla morte di Gesù Cristo, cicli dopo, secondo noi, finito è il Maometto ha completato l'opera iniziata già da Abramo. Ecco perché i drusi, noi nel tramite della nostra reincarnazione umana immediata, sempre progressiva, mai regressiva, tendiamo al perfezionamento psicofisico dell'uomo, dove si raggiunge il perfezionamento totale, dove l'essere non occupa più spazio vitale. E per noi, tutti i cosiddetti, tra virgolette, profeti, per noi sono riformatori sociali. وأنا في تلك الحال إنسان
القدس الذي في السماء للسماء، القدس الذي للأرض للأرض، خذ وحيلتك التي أحببت وآخذ لي حبيبك، ونرفعهما حتى البين بينهما، فتصبحان واحدة متحدة، وأمم كثيرة تتوافد نحوها، وأنا أقوم بينها إنسانا يحمل للإنسان تشريعا. شتاء على مرمى الطفولة، عصر الوالدين، الماضي أقرب مما نتوقع، يجيل كثيرا في الليل، يمشي على رؤوس الأصابع، يرتدي عباءة الأبدان، يا للسماء، أزمنة مثل البشر، ربيع أمام العين يستبد للناظرين عيون الحاضر، بعضها من زجاج، قم أيها الحلاج، حاسب على لونك، أسبل يديك ولا تشرك، خريف تحت أشجار الجميل، القلب والماضي الذي يحضر دون إثم ويختفي دون علم، بعدها يأتي التساؤل، لو كان بإمكاني لقيت الأسماء بلا معنى وما علمتها لأولادي، لأن هنالك دائما ملاك يحب الهلاك، صيف على صيف، زمن على لغة حزينة، لغة الطبيعة التي لا نتعلمها، وقاسية حرارة الشمس التي تعلمنا، وقاسية حرارة الشمس التي تعلمنا حقيقة الليل والنهار، والريح والأشجار، واليابسة والبحار، وعلاقة الأشياء بالأشياء، وهناك دائما أمل لمن يغوص في الأعماق ولا يكتفي بما تمليه عليه السماء. Passiamo al momento in cui siamo qui. Sharif Kess riceverà per il nostro amico Naima. Sperando che